interrompiamo momentaneamente i programmi del giorno per darvi una notizia sconvolgente. Uno Yeti è stato avvistato proprio nella mia cameretta, che cosa? Dalla regia mi dicono che si trova proprio dietro di me in questo momento. No, ti prego, non farmi del male. E bella a tutti ragazzi, sono Just Riky e benvenuti o bentornati in questo mio nuovo video. Questo di oggi ragazzi sarà l'unboxing di quello che finalmente sarà l'upgrade della mia voce, perché finalmente dirò addio al microfono della Trust. Non che facesse particolarmente schifo, anzi è quello che sto usando adesso, quindi giudicate voi, cioè per 30 euro ci sta alla grande direi. In ogni caso volevo fare un upgrade e quindi dopo tanti microfoni visti e valutati ho deciso di optare per questo Blue Yeti. Perché ho deciso di optare per questo microfono? È molto facile da usare, dato che si attacca al computer proprio come il microfono che ho attualmente, ossia tramite un cavo USB che va inserito direttamente nella porta del computer. Ha tantissime funzionalità che adesso andremo a vedere e poi se lo usano tutti c'è un motivo. Ma iniziamo subito vedendo che cosa si cela all'interno di questo pacco, quindi armiamoci di forbici. Allora, non voglio rompere la scatola perché è davvero molto molto carina. Devo dire che è abbastanza pesante, ma iniziamo. Uscita ad aprirla senza romperla, è un miracolo. Penso che questo bisogna tirarlo in su. Pesa tantissimo. Adesso mi cadrà tutto dal basso della scatola. Una scatola all'interno della scatola. Ma è strabiliante! Ok, adesso qua si aprirà da questa parte, dato che c'è un altro scotch. Perfetto. Subito possiamo trovare il cavetto USB, quindi da attaccare da una parte al nostro microfono, mentre dall'altra al nostro PC. I classici manuali di istruzioni che metto via. Se togliamo però questa prima parte, troviamo subito il microfono. Pesa un fottio. Dentro non c'è nient'altro, quindi anche questo mettiamo momentaneamente via. È il microfono che mi è arrivato al contrario, raga. Cioè, vedete, qua c'è la base e qua il sedere del microfono. What the fuck? Vabbè, andiamo a togliergli le protezioni. Voi, mi raccomando, a casa le protezioni usatele sempre. Eccolo in tutto il suo splendore, rigorosamente al contrario come ci è arrivato. Ok, noi adesso ci vediamo tra poco che lo monto e vedremo se ci sarà una qualità audio migliore. Si spera di sì. Ok ragazzi, ho appena collegato il microfono. In questo momento sono in modalità cardioide. Ancora non ho idea di come si senta. E ho messo il filtrino anti-pop. E su OBS praticamente non ho modificato niente, se non ridotto leggermente quella che era la soglia del rumore, perché ho le ventole che vanno a palla del computer. No vabbè ragazzi, spaziale, cioè proprio tutta un'altra cosa rispetto all'altro. Qui si vede la differenza tra 30 euro e 150, cioè assurdo. In ogni caso in questo microfono possiamo trovare tantissimi pulsanti. Qui davanti abbiamo il pulsante del muto, che cliccandolo il LED inizierà a lampeggiare. Questo significa che il microfono non registrerà più quella che è la vostra voce. Dopodiché abbiamo il pulsante del volume, che molti di voi magari penseranno che al alzandolo o abbassandolo alzerete o abbasserete chiaramente il volume, magari su OBS, sul programma che utilizzate per registrare. E invece no, perché questo serve semplicemente per quando voi andate ad attaccare le cuffie sul lato posteriore del microfono, e in questo modo voi potrete sentire in tempo reale come si sente la vostra voce proprio all'interno delle cuffiette, e andando ad alzare o abbassare il tasto del volume si alzerà o si abbasserà il volume all'interno delle vostre cuffie. Sulla parte posteriore del microfono invece ragazzi possiamo trovare il gain, che quindi no pain no gain. Essenzialmente il gain sarebbe il guadagno, se la vogliamo chiamare in questo modo. Serve a andare a aumentare o diminuire quelli che sono i rumori esterni, quindi se voi lo girate al massimo, se una persona sta facendo pipì al piano di sotto lo sentite. Io ho le mura di cartongesso, la mia casa è fatta su 2 piani, camera mia il secondo piano. Io in questo momento l'ho messa al minimo perché c'è mia sorella che fa un casino assurdo giù, e almeno così non la sentite. Oh! Abbassa quella voce da gallina! Le 3 capsule poste all'interno del microfono ci permettono di eseguire fino a 4 modalità di registrazione. Questa che sto utilizzando io è la modalità cardioide, che è quella più adatta per registrare proprio se avete il microfono davanti a voi, quindi dove c'è la scritta blu, se voi parlate proprio in questa direzione. bene, registrerà benissimo quella che è la vostra voce. Invece se già vi andate a spostare ad esempio da questa parte, cambia notevolmente. E infatti questa qua ragazzi, la modalità cardioide, è quella che vi consiglio di più, anche perché qualitativamente secondo me è la migliore. Con la modalità omnidirezionale invece potrete andare a registrare tutti i suoni presenti all'interno della stanza. Questi saranno sentiti molto più lontani rispetto alla modalità cardioide, tuttavia potrete registrare magari più persone. Mettiamo l'ipotesi che siete in cerchio e andrà a registrare contemporaneamente l'audio di più persone, tuttavia questo audio si sentirà un pochino più lontano rispetto agli altri. La modalità bidirezionale invece è quella più adatta per quando si hanno due persone, magari in un'intervista doppia, ad esempio ci sono io qua e Just Riky dall'altra parte, proprio da questa. In questo caso le capsule registreranno sia la voce che proviene dalla parte frontale del microfono sia dalla parte posteriore. Invece su quella destra e sinistra non sarà così, non registrerà bene la voce. Infine c'è la modalità stereo, che è quella un pochino più flessibile, ossia ovunque noi andiamo a spostarci nel parlare, lui registrerà automaticamente la zona migliore dove stai parlando. Vi sembrerà magari la soluzione migliore, lo è se siete pigri, però come vi ho detto prima, nella modalità cardioide avrete una qualità della voce maggiore rispetto alle altre, quindi se riuscite utilizzate la modalità cardioide. Infine l'ultima funzione di cui vi voglio parlare oggi è la possibilità di scaricare un software completamente gratuito. Il software in questione si chiama Blue Sherpa, è esattamente quello che state vedendo. Da qui, andando a cliccare sul microfono, potremmo andare a modificare alcune voci come il guadagno del microfono, il monitoraggio diretto o il livello del suono all'interno della cuffia. Inoltre vi aggiornerà in maniera automatica tutte le funzioni che potrebbero introdurre i ragazzi della Blue Sherpa all'interno del microfono, come se fosse un aggiornamento, ecco. Ma veniamo alle conclusioni. Lo consiglio o non lo consiglio? Beh, come ogni video che faccio, se ho acquistato questo oggetto è perché lo consiglio, volevo aumentare quella che era la mia qualità audio in modo che anche voi poteste ascoltare al meglio, quindi se lo consiglio vivamente. Costa un po', magari per i neofiti non è la soluzione migliore, io opterei per qualcosa di più economico, ma se volete fare un upgrade della qualità della vostra voce ve lo consiglio vivamente. L'unico contro che vi devo segnalare è l'enorme peso di questo microfono, perché fidatevi ragazzi, pesa tantissimo, il che non è un problema se ve lo tenete fisso sulla scrivania, però ad esempio questo microfono non lo potrete portare in giro, meglio è scomodissimo da portare in giro. Inoltre il peso è un difetto anche perché non tutte le aste sono compatibili, ma ne dovrete prendere una apposta perché sennò non ce la fa a sostenerlo. Ebbene ragazzi, ma anche oggi siamo giunti al termine del video. Fatemi sapere voi qui sotto con un commento che microfono utilizzate e se utilizzate questo quali sono secondo voi i suoi punti di forza o di debolezza. Io vi invito a mettere un bel mi piace e iscrivervi al mio canale per non perdervi nessun altro contenuto. Noi ci rivediamo sabato prossimo sempre alle 2:30 con un nuovo video. Da qui Just Riky è tutto, io vi do un bacione, un salutone e bella!